Salve, bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Dietro di me c'è il caos. Sembra che sia esplosa una bomba, ma tutto a posto perché sono tornata ieri a casa e quindi devo ancora mettere a posto tutti i vestiti, eccetera, eccetera. Quindi mi serve un attimo di tempo. Scopo di questo video, però, che spero sinceramente possa funzionare, è quello di leggere un libro, ma che dalla copertina avrete tutti visto, entro il fine settimana. Quindi io devo finire questo libro entro domenica, proprio al massimo me lo tiro verso lunedì, ma proprio al massimo. Il libro in questione, perché sono andata 2 secondi fa a comprarlo, è Illumine di Amy Kaufman e J. Christoph. Illumine è il libro del mese di aprile del nostro gruppo di lettura, mio e di Roberta, intitolato Science Fiction Double Feature. Se volete unirvi al nostro gruppo di lettura, giù nell'info box trovate il link per unirvi al gruppo Telegram, dove lì comunque ricordiamo quali sono i libri che andremo a leggere per i 10 mesi. Aprile ha come protagonista proprio questo libro, un bel mattone che costa la bellezza di 18 euro. Insomma, una spesa abbastanza importante, devo dire, però lo avevo preso in Kindle e avevo iniziato a leggerlo, ma non ci stavo capendo niente perché le pagine sono troppo particolari e in Kindle viene, cioè, ragazzi, in Kindle viene malissimo. Non che qui si capisca qualcosa perché sono, non lo so, lettere e numeri, però la bellezza è proprio guardare le pagine da lontano perché raffigura l'urlo di Munch. Poi ci sono altre pagine, tipo questa, cioè come la dovevo leggere io in Kindle? Come? Quindi ho detto vabbè, dai, lo compro. E sono molto contenta di leggerlo anche perché è veramente particolarissimo come libro, sono curiosissima. E tra l'altro la coppia Amy Kaufman e J. Christoph mi incuriosiscono, secondo me funzionano bene insieme perché ho visto che hanno scritto anche la trilogia di Aurora Rising, che è un'altra trilogia nella mia wishlist, proprio perché io ultimamente sto adorando questi young adult ambientati nella fantascienza, proprio pregni di fantascienza, quindi sono molto contenta. Non vedo l'ora di iniziarlo e mi devo anche muovere perché lo devo finire in tempo, visto che siamo agli sgoccioli di aprile. Peccato che costino così tanto, ma sono veramente belli, 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 cioè è proprio un'edizione curatissima, devo dire. È sera, sono tipo le 9:30, io sono arrivata a questo punto, cioè ho letto tipo 200 pagine e io non pensavo mi potesse piacere così tanto, sono sconvolta. Pensavo fosse pesante anche il tipo di narrazione, questa cosa che è piena di file, che la storia non ti viene raccontata in modo lineare, ma sei tu lettore che attraverso tutti questi espedienti narrativi devi, insomma, unire i puntini. E invece è fantastico, cioè è una genialata. Bello, bello, la storia mi sta prendendo tantissimo, non tanto perché di sfondo c'è la storia d'amore tra questi due protagonisti, ma proprio per il virus che sta circolando nelle navicelle spaziali. E niente, questa cosa mi fa uscire di testa e non vedo l'ora di andare avanti. Sono a casa della nonna, ma volevo farvi vedere che sto continuando comunque a leggere, sono a pagina 384. Non credo riuscirò a finirlo entro oggi, però ci spero, vediamo, io vado avanti. Salve amici, oggi è lunedì, è sera, sono tipo le 9:30-10, una cosa del genere. Io sono a pagina 467 di 599 e allora, praticamente arrivati a questo punto, io ho capito che questo virus che ha contagiato buona parte della nave perché l'intelligenza artificiale è impazzita e ha liberato i contagiati per far morire tutto il resto dell'equipaggio, ma vabbè. Comunque, questo virus fa diventare le persone una sorta di zombie che mangiano carne umana, eccetera, eccetera. Quindi, insomma. Se ti prendono, sei spacciato perché comunque poi ti contagiano. Ma non ti contagiano soltanto le persone, ma il virus circola nei condotti di aerazione. Quindi, se tu non hai una tuta anticontaminazione, lo prendi, cioè ti vieni contagiata anche se non sei stata a diretto contatto con
i malati, quindi con gli zombie. E a quanto ho capito, abbiamo perso Ezra, non c'è ancora nessuna conferma, però Cady è atterrata sull'Alexander per salvare Ezra, ma Ezra mi sa che non c'è più. Però ancora non abbiamo nessuna conferma, cioè io ancora in queste pagine ci spero che Ezra spunti da qualche parte. La cosa divertente è che ora Cady ha fatto un patto con Aiden, che è l'intelligenza artificiale, e a patto che lei lo aiuti a ripristinare il suo sistema, ha liberato tutte le persone che non erano contagiate, quindi le ha messi nelle navicelle, insomma, di salvataggio, e li ha fatti andare sull'Ipazia. Ipazia nel frattempo si è allontanata perché la Lincoln rimane alle calcagna, quindi molto probabilmente se lei non muore con i contagiati muore con la Lincoln. Boh, vabbè, e adesso il compito di Cady è proprio questo, deve andare, lei in questo momento si trova qui e deve andare in questo posto qua, ok? Vi faccio vedere, i contagiati sono tutti questi qua. E lei è qui e deve arrivare qui. No, no, ma no, ci arriverai, ci arriverai. Buonasera, io con questa luce che mi illumina d'immenso vi dico che ieri sera, perché oggi è martedì, ho finito Illumine, strano, ma vero, sono riuscita a finirlo in 3 giorni. Il merito chiaramente va al libro che è molto molto scorrevole, anche perché le pagine sono tutte tipo scritte molto poco, quindi ho barato. È stato facile, devo dire, dai. Allora, cosa penso di questo libro? Intanto mi è piaciuto tanto. Io penso che sia un libro per ragazzi fighissimo. È un libro strano però, quindi non è un libro per tutti. Se siete abituati a leggere magari libri più particolari, nel senso di prosa, siete affascinati da una prosa che vi... da una prosa poetica, comunque una prosa che riesce a trasmettervi determinate emozioni, magari vi piace che un libro vi lasci qualcosa, nel senso qualche significato nascosto o qualche riflessione particolare sulla vita o su un argomento in particolare. Magari non è il libro per voi, però se a voi piacciono i libri intrattenitivi, perché intrattiene benissimo, devo dire. Comunque strani, un po' particolari, perché non c'è un narratore che ci racconta la storia, ma attraverso chat private, attraverso video della sorveglianza delle varie navette spaziali, attraverso email, attraverso anche registrazioni radio, veniamo pian piano aggiornati sull'intera vicenda. Quindi, man mano che i personaggi fanno qualcosa, cioè noi viviamo esattamente quel momento insieme ai personaggi e questo è geniale, è proprio bello come stile di narrazione perché è particolare, è una cosa che non si trova in molti libri. Per quanto mi riguarda, io come ho sempre detto sono una lettrice onnivora, io leggo di tutto, non faccio nessuna differenza perché mi piacciono i libri diversi, non mi piace sempre leggere la stessa cosa. E infatti grazie a questa mia curiosità di leggere tante cose diverse ho scoperto di apprezzare molto la fantascienza e tutto quello che poi la riguarda. E Illumine è proprio un libro che se fossi stata ragazza probabilmente avrei amato. Oggi però che sono più adulta, mi è piaciuto, però non mi ha fatto strappare i capelli, anche se comunque lo reputo un bel libro, cioè io tranquillamente andrei avanti a continuare Gemina, a continuare anche Obsidio, perché se voglio una lettura tranquilla, leggera, che racconta di un argomento che a me comunque piace, quindi la fantascienza, insomma, io non ho nessun problema a leggere questo tipo di libri, cioè non devono per forza trasmettermi qualche alto senso morale o qualche magnifico
bonifica riflessione sulla vita. A me piacciono anche i libri che semplicemente mi fanno ridere o che mi fanno mi divertono, che mi fanno passare semplicemente un pomeriggio diverso. Comunque, in conclusione, a me comunque è piaciuto. Lo consiglio, sì, se vi piace il genere, sì, se non avete nessun problema con le letture leggere. Della trama, io penso che, visto che il libro è uscito tipo 7-8 anni fa, penso che tutti un po' la sappiamo, ma io vi do qualche accenno. Allora, siamo nell'anno 2575. Il cielo del pianeta Cherenza si oscura all'improvviso. Tra le esplosioni e le urla degli abitanti terrorizzati, una squadra d'assalto della Bytech, anche se qua è cancellato, ma io so che è la Bytech, una potente corporation interstellare, dà inizio all'invasione. Ezra e Cady, che si sono appena lasciati, quindi sono loro i protagonisti principali, si sono appena lasciati e sono costretti a cercare insieme una via di fuga. Alcuni giorni dopo, però, un mortale virus mutante inizia a diffondersi a bordo di una delle navi sulle quali si trovano i due ragazzi e gli altri superstiti, perché al momento dell'invasione ci sono tre navi che cercano di dare aiuto agli abitanti di Cherenza. Abbiamo l'Alexander, che è una nave da guerra che stava facendo tipo simulazioni militari lì vicino, e ha sentito l'allarme, quindi è corsa in aiuto. Insieme poi all'Alexander troviamo anche l'Ipazia, che è un'altra navicella spaziale, che io li chiamo navicelle ma sono belle grandi comunque. Una terza nave che viene chiamata Copernicus. Il Copernicus, perché poi queste tre navi si dividono in zone e cercano di prelevare più abitanti possibili. La Copernicus, questa nave, va in una zona in cui è stata rilasciata una sostanza sospetta, una sostanza comunque vaporosa, e quindi quando questi entrano sulla nave praticamente sono quasi tutti contagiati. Automaticamente, quando se ne accorgono, vengono messi in quarantena. I due protagonisti, quindi Ezra e Cady, poi saliranno su due navi diverse. Ezra salirà sull'Alexander, mentre Cady salirà sull'Ipazia. Forse un po' prima della metà del libro ci sarà un personaggio particolare, che è proprio l'intelligenza artificiale della navicella Alexander. Devo dire che all'inizio questa intelligenza artificiale mi ha dato molto fastidio ed ero quasi terrorizzata da questo personaggio. Poi verso la fine però il mio fastidio è andato via, però è rimasto un terrore misto ad ammirazione, non lo so, una cosa del genere, un sentimento positivo più che ammirazione. E lo sapete, se mi seguite da un po', che io ho sviluppato un amore profondo per gli androidi e per tutto ciò che è robot e che comunica con gli esseri umani. Quindi questa è la situazione iniziale, il libro parte proprio così, con questa esplosione di Cherenza e loro che se ne vanno in queste navicelle. Quindi tutto il romanzo è proprio ambientato sulle navi. Ho saputo anche che nel 2015 la società di produzione di Brad Pitt ha comprato i diritti per poter farne un film. Siamo nel 2023 e ancora di questo film non c'è l'ombra. Io spero che veramente lo portino avanti, perché secondo me come film è pazzesco, cioè io vorrei vederlo, cioè vorrei vedere Il Lumine come un film. Come vi dicevo, la storia d'amore tra i due personaggi principali secondo me è marginale, perché la parte più bella è proprio quella dell'intelligenza artificiale e il virus che si sta diffondendo nel frattempo, cioè pazzesco. Ci sono delle descrizioni dei malati che fanno accapponare la pelle, bello, cioè veramente per me è stato comunque un bel libro, quindi per la categoria libri leggeri per me è un 4 stelle. Forse Falce mi è piaciuto di un pochino di più, ma solo perché siamo sempre là, insomma c'era anche un significato profondissimo sulla morte, comunque un po' ti lasciava lì a riflettere. Qua invece forse un po' meno ti lascia riflettere, però non toglie il fatto che sia comunque un bel libro.
Niente ragazzi, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, vado a continuare le mie letture perché purtroppo ho ancora tantissimi libri da leggere, purtroppo o per fortuna perché comunque sono contenta di avere ancora tanti libri da leggere. E quindi niente, vi ringrazio di aver visto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere like a questo video se vi è piaciuto, fatemi ovviamente sapere se avete letto Il Lumine, cosa ne avete pensato, se mai lo leggerete, e io ho sentito pareri contrastanti, c'è chi l'ha odiato, c'è chi l'ha amato, io mi colloco tra quelli a cui è piaciuto tanto, perché capisco che è un genere diverso da quello che leggo di solito. Ripeto, ciò non toglie il fatto che rimane un bel libro, molto più adatto chiaramente ai ragazzi. Comunque, detto questo, non mi dilungo più, vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo al prossimo video.